Gli investigatori di Essere Animali, in collaborazione con We Animals Media, hanno documentato le terribili sofferenze dei pesci in diversi allevamenti della Grecia. Nel mondo si consuma sempre più pesce. E per soddisfare la crescente richiesta, negli ultimi anni si è registrata una rapida diffusione degli allevamenti ittici. Ma presto, l'acquacoltura ha mostrato il suo lato oscuro. Milioni di pesci rinchiusi in gabbie, uccisi dopo una lunga agonia, ma anche un elevato rischio per la nostra salute e quella degli ecosistemi. Orate e branzini sono i più diffusi sulle tavole degli italiani, ma la produzione nazionale di queste due specie copre solo il 15% della domanda. Metà delle orate e dei branzini consumati in Italia proviene quindi dalla Grecia, leader europeo nell'acquacoltura. Nei mari della Grecia si contano ben 302 allevamenti, ognuno dei quali con decine di gabbie collocate a ridosso della costa o in aree marine protette. Un'estensione difficile da immaginare, praticamente l'equivalente di 4.177 campi di calcio. Ecco perché i nostri investigatori sono andati in Grecia per documentare come vengono allevati milioni di pesci rinchiusi in mare. Orate e branzini sono animali intelligenti, in grado di provare dolore. In natura nuotano in mare aperto per chilometri, ma negli allevamenti sono costretti a vivere senza poter esprimere i propri bisogni etologici. Centinaia di migliaia di pesci vivono sovraffollati in gabbie spoglie. Non possono nuotare liberamente, si muovono in cerchio senza meta né stimoli. Il sovraffollamento deteriora la qualità dell'acqua ed è fonte di stress cronico per gli animali. Questo ha gravi conseguenze sulla loro salute. Il tasso di mortalità è infatti molto alto. Un pesce su 5 muore prima della macellazione e la causa principale è proprio la diffusione di malattie. Per raggiungere il peso adatto alla vendita, orate e branzini possono trascorrere fino a 2 anni in queste condizioni. Vengono prelevati con delle reti, ammucchiati e schiacciati dal peso degli altri pesci intrappolati. Sono poi scaricati, ancora vivi, in contenitori di acqua e ghiaccio. Immersi nelle vasche come testimoni al sangue, si feriscono nel tentativo di fuggire. La perdita di coscienza non è immediata, anche se immobili possono agonizzare fino a 40 minuti prima di morire di congelamento e asfissia. La legge prevede che al momento dell'uccisione a tutti gli animali, pesci compresi, debbano essere risparmiati dolori, ansia e sofferenze evitabili. L'immersione in acqua e ghiaccio dovrebbe essere preceduta da uno stordimento preventivo, ma in questi allevamenti non accade mai. Secondo la Commissione Europea e l'Organizzazione Mondiale della Sanità, questa pratica è lesiva del benessere animale. È un metodo crudele, oltre che una violazione delle norme, ma nonostante ciò è il sistema più impiegato negli allevamenti di tutta Europa, Italia compresa. L'acquacoltura non è sostenibile. Comporta degrado ambientale, diffusione di malattie, inquinamento degli oceani e soprattutto un'enorme sofferenza per milioni di individui. Quella dei pesci è un'agonia silenziosa. Aiutaci a difendere anche i pesci. Firma la petizione su www.ancheipesci.it.